Abbiamo dato prova di essere molto resilienti durante la pandemia. Non abbiamo mai chiuso, non abbiamo mai abbandonato i nostri clienti. Pensiamo che sia molto importante il fatto che la gente abbia potuto contare su un posto sicuro nel quale andare anche in momenti di incertezza. Le persone durante la pandemia hanno imparato a chiedere un differente livello di servizi, con un diverso utilizzo dei canali e-commerce. Questo è un fenomeno che rimarrà e i margini aumenteranno nel tempo. Il quadro geopolitico recente non ha avuto effetti apprezzabili sui comportamenti dei nostri clienti. Certamente abbiamo un po' di stress sulla nostra catena logistica, essenzialmente per quanto riguarda il prezzo del carburante. Poste Italiane. Sono stato alla guida di questa azienda per 5 anni e in 4 di questi abbiamo avuto una crescita economica lenta. Certamente non aiuta il nostro fatturato perché c'è meno attività e quindi c'è meno logistica. Ma d'altro canto è anche vero che minor crescita significa anche un più alto tasso di risparmio e di questo beneficiano le nostre attività finanziarie. Per quanto riguarda Poste Italiane, non vedo un problema significativo se c'è un rallentamento economico. Certo, non sarebbe una bella notizia per i cittadini. L'ambizione è di essere il più possibile tecnici nel modo nel quale serviamo i nostri clienti. Per fare questo, devi, numero uno, essere molto focalizzato sul talento nell'information technology. Ed è una cosa che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni in modo molto consistente e con un focus molto forte. IT space. And two, you need to be ready. Numero due, devi essere capace di muoverti lateralmente, acquistando aziende che accelerano questo processo. I risultati già si vedono, perché nel settore dei pagamenti noi abbiamo Poste Mobile, creata nel 2018, e che ora sta già cominciando a dare un solido contributo al risultato netto del gruppo. E sta crescendo ben al di sopra del mercato dei pagamenti. Matteo, it's been a pleasure catching up with you. Best of luck for the coming period, and we'll see you then. Matteo Del Fante, the CEO of Poste Italiane.